Hey everyone, thanks so much for watching my video. If you liked it, don't forget to subscribe and turn on notifications so that you always know when my newest videos are up. And if you really liked it and want to help me make more, you can support me on Patreon. Just click on the link below, and once you're signed up, you'll get awesome rewards like free MP3s, discounts on merch, access to behind-the-scenes footage, and lots of other cool stuff. Thanks again for watching, and keep an eye out for the next one. Ciao, ci siamo, eh? Buongiorno, anzi ormai buonasera raga, sto perdendo il tempo. Dobbiamo cambiare lo sfondo, lo cambiamo in diretta perché oggi giochiamo un altro giochino bellissimo, uno di quelli proprio belli belli. A me piace tanto questo gioco perché mi rilassa mi rilassa un sacco, proprio bello. E niente, mi sa che questo non lo guardo, sorry. Come mai non lo guardo? Questo è anche più bello, è anche più attivo. Io che devo saltare? Stai scherzando? Te non mi hai mai visto nei giochi dove devo saltare? Voglio giocarmelo io, ma esiste da 200... Allora, raga, mo mi avete rotto il cazzo con sta storia, ma non per cattiveria, ma i giochi ci sono da 200.000 anni, esistono lì. Tra l'altro non è neanche il 2, è l'1. Cioè, se lo volevi giocare, te lo giocavi prima. Cioè, posso capire un gioco appena uscito, tipo che cazzo ne so, Dragon Ball. Allora, allora ha senso. Cristo, cioè, ogni gioco, no, lo volevo giocare, allora, se prendiamo la lista dei giochi che voglio giocare io, non guarderò mai nessuno, cioè, non ha senso come cosa, cioè, lo sai che, no, io mi triggero con queste cose qua, perché è come se, cioè, oh, cioè, come se io voglio giocare a un gioco, che cazzo ne so, dammi un gioco che voglio giocare. Non so, che gioco voglio giocare io? Mi ricordo che gioco voglio giocare. Beh, metti che voglio giocare a un gioco. Che cazzo ne so? No, comunque c'è Bloodborne, quindi ti tenevo di sottofondo. No, comunque c'è Bloodborne, quindi ti tenevo sottofondo lo stesso. Non ho capito! Non ho capito! Non è Candy Crush, è più bello di Candy Crush. Io devo tornare un pochino più piccolo però per questo gioco, perché è veramente bello. Tra l'altro ha anche una bella atmosfera. Ma non sarà mai la sua first run. Cioè, raga... Bloodborne esiste dal 1998. Cioè, è uscita la PlayStation 3, c'era già Bloodborne. Cioè... ci avrà giocato mille volte come fa... Oh no, è la mia first run. Com'era la mia first run di Dark Souls 3 che l'ho finito 223 volte? Mi triggero perché... Bloodborne è anche più recente di Unravel, quindi è più probabile non aver giocato a Bloodborne che a Unravel. Non ci ha mai giocato, ha preso la PS4 pochi mesi fa. Eppure è stupida, perché ti perdi tutte le esclusive. È come voler comprare l'Xbox All Digital. Poi, cioè, Bloodborne lo finiscono in 38 minuti. 38. Comunque. Finta triggerata a parte. Perché di finta triggerata si parla. Facciamo partire un Ravel. E Nio, Dark Souls che era su PC, Cod Vein, quell'altro che non mi ricordo adesso come si chiama, che è identico. Un attimo.
Porca troia. Un attimo, eh. Un attimo, chat, che ha un problema di fondo. Allora. No. Porca puttana. Un attimo, eh. Te. Fatto. Un attimo, eh. Che posso fare? Krishna. Krishna Jokovic. Come state voi, ragazzi, invece, piuttosto? Ciao Klee, ciao Dice. Anzitutto vi saluto. Come le persone educate che vanno a vedere le altre persone. No, no. Dopo. No, salta, schippa. Schippa. Alt F4. Va trovato un metodo per abbassare il volume. Come mai mal di piedi? Io? Ah, stanca, mal di piedi, non l'avevo letto. Ce la farà Roger a far funzionare il gioco? Forse sì, forse no. Me l'hai scritto esattamente mentre lo stavo dicendo. Grazie. Com'è buono lei! Telepatia? O con ci crede? Io non denso. Comunque un giorno devo ben triturare sto cazzo di PC e farlo ripartire, perché secondo me c'ha dei problemi importanti. Comunque, chat, ci siamo? Vogliamo partire con Unravel? Volete vedermi bestemmiare mentre si salta? Allora, per ora vi abbasso leggermente il volume di gioco dell'audio del desktop, perché non vorrei spaccarvi le orecchie. Un attimo che devo capire quanto ho di volume, eh. Datemi solo un secondo. Ok, dovreste... Io la freddo è brutto, ma sai che sta... Secondo me sta venendo anche a me? Cli è inutile, il Cristo... passerà, mi sa, tier alto. Domani è il pomeriggio libero, yeah! Va bene. Cattivo. E andiamo! Sera a tutti! Buonasera Marti, coricione, come stai tesoro? Oh, ma come siete belle. Tutte le mie donnine in chat. Tutte le mie donnine in chat. Fate sempre sterminare questi uomini che sono sempre in ritardo. Fanno schifo. Bene, chat, ci siamo. Siete belli. Però è il momento di partire.
Non perdetevi assolutamente Unravel, perché è un giocone pazzesco. Io ho giocato metà del primo. Belli, cosa? Allora, l'incipit è tutto. Quindi guardando il filmato iniziale potrete farvi un'idea della storia. Ditemi quando ci siete, quando siete in grande, quando avete preso i vostri popcorn, quando avete preso le vostre bibite gazzate. Tu, Dias, va bene, sei scongiurato da questa cosa? Non fanno ingrassare le bibite gassate, se ne bevi tipo 200 kg, sì. Io per esempio oggi ho fatto schifo, ho bevuto 300... Basta. 300 litri. Acqua, no, ho bevuto un sacco di Coca-Cola. Tisanina. Bleh. Birra e popcorn e biscotti e Nutella, ci siamo e via. Andiamo allora. Eccoci qua, noi siamo lui. Siamo questo cosino qui. Allora, impostazioni. Direi che prima abbasso il volume. Ok. Ci siamo, eh? Volume? Com'è? Gestibile? Mi fai mod? No, amiche. Allora, partiamo da questo cuscino. In che lingua è, ragazzi? Lika Blommar Urzma Enkla Fing. E che c'ha? Perché ne ho già tanti? E poi per chi sei, tendenzialmente, nella mia chat? Chi è diventato mod nella mia chat è qua da tempo immemore. Ah, sono Spider-Man! Spider-Man, cazzo! Tira la ruota, niente. Qualcuno c'ha Google a portata di mano? Poi è troppo difficile, che cosa? Vabbè, faccio io. Vediamo cosa c'è scritto qua. Lika, scritto CK, come la fica. Lika Blommar Urzma
Englating. È svedese. I cavalieri d'Apocalisse non si sostituiscono. La felicità sboccia dalle piccole e semplici cose. Oh. Partiamo già con una roba di vita incredibile. Bello lei. Gattino! Ha uno dei ricordi. Oddio, a me dà fastidio i ricordi. Porca puttana, perché c'è gente che... Le foto, ormai le foto noi non le facciamo neanche più. Cioè ormai c'è tutto sul telefono, easy. Una stufa. Basta. Mi sono stufata. Mi dai un cioccolatino e sono felice. Non è semplice un cioccolatino. Ok. Dobbiamo partire dal primo livello, si chiama Cardi ed Erbacce. E ogni livello parte con una foto, chat. Vai. E dopo questa foto invecchiata c'è solo lei. La signora che abbiamo visto all'inizio. L'avete visto tutti il video, chat? Oggi mi sono scoiato e sono rimasta felice per mezz'ora. Sì, poi schioppa il telefono e perdi tutto. Punto. Cioè, non hai più l'album dei ricordi che magari perdi perché fai il trasloco, però ne aggiungi altri. Comunque graficamente, raga, è una bomba. Lo giocai su PlayStation, ma non era minimamente uguale. No, è solo una farfalla, tranquillo. Non l'avete visto, vero? Quando non c'è abbastanza filo, lui non può andare avanti. Fondente, latte o bianco? Bianco. Bianco latte. Ho visto il video iniziale. Brava Marta. Lì. Lì. Raga, ora sembra facile. Voi non avete idea di quanto io sia negato. Negato. È un bambino? Con un bastone in mano? Con i salti, ragazzi, sono veramente negato. È bello, vero, graficamente? Mi piace. Ok, per il nostro compleanno ti regalo una scatola di cioccolatini al latte. Perché l'ho fatto lo stesso giorno?
Le. Che è sta cafonata? No, è bellissimo. Nostro, mi sono persa qualcosa perché sono poco sveglia. Anche io pensavo. Che è la mia stessa una volta in live, eh? Non credo. Siamo sulla mela. Ciao Carlotta! Dunque, ciao Kevin, come stai, caro? È un platform, chat. Io però per altri 10 anni, 26 anni. Poi ne avrai 27, giusto? Porca troia. Ah, ovviamente Yarny non può nuotare, eh? Ovviamente essendo fatto di lana, non può nuotare. La prima cosa che ho notato è che hai tagliato i capelli, l'hai notata subitissimo. Brava Carlotta, mi piaci. Così sul pezzo. Aia. Non me lo ricordavo sta interazione. No, no, io bestemmione. A me piace rifare le cose, lo sapete. Comunque ragazzi, se non ci siete già, entrate nel gruppo di Telegram now, che è importante. Io vi voglio tuttissimi sul gruppo di Telegram. Mele, cotogne. Milo cotogno. Milo contorno. Brava la Dice. Brava la Dice, oggi in forma. Dice, dovresti guardarti Bloodborne. Non questi giochi qua. Le. Se rimani bloccato, mantieni giù per iniziare la sezione. Io rimanere bloccato. Chat. Chat, diteglielo voi al gioco che io non rimango mai bloccato. Aia. Mele visione. Ma poco chiudo tutto e vado a dormire. E se can you do this? Lo fanno ancora i meme? Qual è il problema? Cosa che non mi permette di andare su? Che se mi addormento mi sveglio tardo. O tarda. Allora. Ah, dici che intenda quello? Ah.
vedi come balla Nando. C'è del trucco per andare avanti. Tira. Non posso. Le spillina. Le bellissimo proprio. Quanto è bello, ragazzo. Rilassante, non rilassa, non mi fa venire la nanna sto gioco. Ma poi Yarny non è carinissimo. Ciao, sono Yarny e voglio fare un gioco con te. Le tracchete. Tocco sto gioco, cosa vuol dire tocco? Attenzione, everybody get surfing. Del porco diesel. Ho sfasciato il triciclo. Devo cercare Pokémon. Non posso addormentarmi. Che Pokémon c'è devi cercare? Bene. Mi sembra ottimo essersi bloccati dopo quanto? 10 secondi? Mai si disegnano Pokémon. Sii autistica e potrai disegnare Pokémon anche te. Dice. Le. Easy. Chat, avete visto con quale. Ma è una casa sull'albero? È una lei su una casa sull'albero. Comunque la potenza della natura col bambino super normale. Vabbè, ma da domani ragazzi facciamo una gara e disegniamo tutti quanti i Pokémon in live. Aia. Oggi abbiamo inventato storie. In questo gioco vi posso seguire, chat. Siete contenti? Bello però, no? Mi piace? Basta. Non usa nessuno, Cli. C'è un picchio. Picchio picchiarello, picchio picchio nel culello, picchio picchio picchiarello. Pazzerello. Porca troia.
Ma porca troia. Sì, la musica è molto bella. Tra l'altro l'ha fatto un gruppo che a me piace tantissimo perché nel messaggio iniziale è proprio tenerissimi. Cioè tipo ringraziano tutti i giocatori per il semplice fatto che... Oh, cambia atmosfera, chat. E anche il tema, se provate a sentire, cambia un po'. Cioè, gli sviluppatori in questo caso tipo non si aspettavano chissà quanta, diciamo, quanto seguito, no? E quindi alla fine della fiera hanno deciso di ringraziare tutti. Ma già dall'inizio del gioco, cioè tipo, fate quello che volete con questo gioco, ma cioè ti ringraziamo per aver dato alla nostra 2 anni di lavoro. È bellissimo. Poi hanno fatto il 2. Il 2 non l'ho mai giocato, quindi ragazzi non so dirvi cosa succede dopo, però lo faremo insieme ovviamente. Faremo l'1 e il 2 di fila. Contenti? Porca troia. Primo livello l'abbiamo finito. Yeah! Bravo! A me piacciono quando gli sviluppatori ti ringraziano. Non per forza prima, eh. Tanto guarda i ricordi liberati nel cielo. Cardi ed erbacce. Com'era bello tutto ciò quando era ancora completamente nuovo. E com'è bello ancora, nonostante il tempo l'abbia trasformato. Tanto la foto si sta piano piano ricostruendo. Il mare. Ovviamente le foto sono reali, ragazzi. Vieni. 5 minuti. Ah, non ti vede nessuno. No, e neanche da lì ti sentono. Vieni, vieni qua. Non ti vedono. Vieni. La Cli sarà contenta, a lei piace il mare. Mare con l'aquilone, i bambini che giocano, contenti. Fürstigen, 5 km. Venga. Carino sto cosino. Che cosa? Tipo, da quant'è che non lo stai più guardando?
sono su PC e vedo, ma... Me ne sono accorto che prima non vedevi la favola. Sapevo che gli poteva piacere questo giochetto. Ho detto che era carino e puccioso. È un pupazzetto di lana. Non potete andare avanti a caso, perché la lana finisce dopo un po', un tot che vai avanti. Sapete, ragazzi, per me questo gioco è difficile perché io perdo sempre il filo del discorso. Non ho capito. Ah, ma lo devo guidare io l'aquilone. Che bella brezza marina. Alla Marti ha fatto ridere. Così impari. Io sono più acida. Sì, è vero. E questo... Ah, ci sono le pizze. Adesso mi hai fatto venire voglia di un... budino. Dopo mi mangio un budino. Ho mangiato la pizza. Voi cosa avete mangiato stasera, chat? No, non cadere, porco. Una passata di legumi, credo, e poi il pesce, credo. Pizza, impasto fatto da me. Wow, buono. Sei brava a fare la pizza? Penso di sì. Torta salat. Cos'è salat? Vai, corri, niente. Sì, lo faccio spesso a casa. Buono. No. È morto l'omino. Le sci... Aia. Au, ciao. Non credo inizi le interazioni.
Lo sentite il rumore del mare, chat? Sapete che questo è stato proprio registrato vicino al mare? Ho visto un pochettino di... di quelli che sono i... i retroscena di questo gioco. Posso garantirvi che su PC è tutta un'altra cosa. Pelo al pelo. Anzi, oserei quasi dire al filo a filo. Giulino porta sempre sfiga in realtà. Noi siamo arrivati a questa conclusione assodata che il violino porta sfiga. Sa che mi perdo, chat. In tutto sto suono delle onde. Diventa un ASMR, diventa. Bellissimo comunque, poco da fare. Jinxerina? No. Oh, ma no, ma come no? Ma non mi vanno gli alert? Ma no! Ah, l'ho fatto quando non eri on. Ma no, cazzo. Comunque, grazie mille per il supporto al canale, Jinx. Come stai, tesoro mio? Perché sparisci sempre? Ti tratta bene il tuo nuovo uomo? Il coronavirus. È più probabile che venga a me che lavoro con i cinesi. Oh, beh. Piace. E qua. Trunks. Comunque ciao cara, buonasera, come stai? Ragazzi, se non lo conoscete, Jinx è la best Jinx italiana. Secondo me non c'è meglio di lei, anche perché in realtà non è italiana, quindi è mezza austriaca, sta stronza. Quindi si prende dei meriti che non sono neanche suoi. Se non la sa conoscete, andatela a seguire ora su Instagram. La stessa immagine della foto, qui dove gli hanno fatto la foto i bambini che giocavano al mare. Sì.
Bluebi, Bluebi. Ma non mi trovano con Jinx. Sta stronza bella. Sta bella stronza. Bilibi. Tutta la marea. Kijin cosplay. Sì, ma non dovresti chiamarti in un altro modo, tipo che cazzo ne so. Viva la figa. Ecco, quello è un bel modo per me. Ma chiamarti così? Ma che genio della lampada incredibile che è questo ragazzo. E tra l'altro niente commenti sull'ultima foto, che faccio invidia alla splash art di Akali. E per forza te so fa cacare. Adesso senza cattiveria, però posso dire che si sta impegnando leggermente poco nelle splash art nuove. Leggermente, non tantissimo, però leggermente si sta impegnando poco. Cioè, non per togliere nulla al tuo lavoro, però fanno un po' cacare proprio le splash art. Comunque, guarda quante signorine carine che c'ho in chat. Tutte belle, belle. Nel senso, cioè, cazzo, ma anche Seth stesso, C'era un bel concept, l'hanno un po' buttato nel cesso. Secondo me, poi boh, magari mi sbaglio. Poi non è che sono un gran disegnatore. Sì, Seth è stato abbastanza contentino. Però è forte. Però ho fatto qualche ranked, non so te se come stai andando. Se ti piacerebbe che io non me lo ricordavo sta cosa, bastardo. Diamond in TFT, brava la ragazza. Zoro, un'altra roba. Hai visto che ti porto al mare? Visto che ti sto portando al mare. Che bravo ragazzo, eh? Easy. Bene, devo scappare di nuovo. Brava ragazza. Buonanotte a tutti, che domani lavoro. Scusa? Scusa?
Lavori? Mi sono perso qualcosa? Ah, giù, no, ok. Niente, sì. È vero che siamo ancora in quel periodo del... Sì, 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 mi ricordo. No, adesso mi ricordo. Adoravo sto pe... Oh, ho capito adesso che pezzo è questo. Sentite che bella che c'è la colonna sonora qua. Buonanotte, bella brava. Tempo per la rotta che al tesoro porterà. Niente. Ma quanto è bello, chat. Quanto è bello. Leave Bodge. L'è fatto easy. Ora capiremo perché il pesce, perché capiremo perché il mare. Altri ricordi che si aggiungono al libro dei ricordi con tutte le varie foto. Il mare. Alcuni luoghi sono lontani, molto lontani, dalle preoccupazioni, dai problemi. Quei posti sono dei tesori. Questo gioco era perfetto comunque con un solo. Non so perché hanno fatto questa cosa di volerne fare due. Dal mare passiamo a palude di bacche. Alla Clee piace questo gioco perché ci sono i fiori. Mare, fiori, pigne, funghi. Ruscello, pigne. E alla fine altre pigne. Riesce a creare un'atmosfera di natura e bellezza che sto gioco che è veramente
È veramente qualcosa di particolarmente particolare. Ho 3 sacchetti di pini nell'armadio. Non so cosa dirti. No, si sta qua, te non hai capito. Qua. Cosa te ne fai poi di tutte queste pigne? Parti i regali di Natale? Dei sassi. Ah, sì. Dominare, ti piacciono le pigne per caso, Cli? Comunque ci sono, sto guardando, ma tranquilla. Non è che non sei costretta. Ho tante pigne in fila per tre, per tre, per tre. Grandi, grosse, anche più grandi. No, ma aspetta, non era mica noci di cocco. Fuck. Fuck. Ok. Devo cercare di capire la roba. Che se io questo lo leggo così, no? Tac. Ah, ok, in quel senso. Mi manca qualcosa in questa equazione. Cosa stai cercando di fare, Roger? Cosa stai cercando di ottenere?
Questi sono quei rompicapo che mi mollano qua mezz'ora e non so che cazzo ci devo fare. Qua, così, te. Guardiamo, Guardiamo che easy. Ma che straripa? Lì! Non ci voglio credere! No, torna su! Dai! 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 Lì! Fatto, easy, chat. Ma dove cazzo volete andare? Tira! Bravo, filino di lana, bravo! Easy. Non ha mai detto easy? Easy. No, scendi! Bravo, impiccati. Funghi! Uno scolo. Poco naturale uno scolo. Perché uno scolo? Sto vedendo Pokémon che forse non sono Pokémon. Fammi vedere. No, fucking rimasto schiacciate. Culo insetti. Ricaccato al monitor e dico tutto. E come lo vedo? L'hai mandato su Telegram? Arrivo.
Le. È una palude, guarda. Pff, brutta palude, palude brutta. Vai, tronchetto della felicità, portami a casa. Atrax. Porca puttana. Adosca. Le ASMR chat. Buonasera Riv. Come stai, caro? Tutto bene? Finalmente un maschietto stasera, eh. Come state lasciando alle donne tutto in questa chat? Così. Grazie mille Riv, grazie mille per il supporto al canale. Tra l'altro mi ha regalato una roba che non so cos'è. Ah, che carino. Puff. Puppa perché? Gratis o ho fatto qualcosa? Non starei prendendo fuoco. Quindi sopporto il mio odio. Ancora quel gruppo e quel no. Tutte le grandi oggi. Quale? Quale dei tanti, scusami?
No, e mi prendeva un per il culo con Kanga. Ha detto, non è che non mi fido di te in particolare. Mi fido di nessuno, che è diverso. Non è la stessa cosa? Mumimena fortissimo. Io non tirerei la corda. Sì, anche perché la mia vita è appesa a un filo. Non sto capendo. Lo so che non ho più corda. Porco diesel, ho sbagliato. Forse. Se io faccio così, questo è il massimo di corde che io posso allocare. Ma perché va giù? Chi te l'ha detto? Qualcuno mi può spiegare che cazzo serve sto coso qua in alto? Oh. Easy chat. Sei andato a prendere il regalino? Cosa hai scelto poi alla fine? No, è impastato, è impastata.
porco diesel. Ma quando si tratta di saltare... Ma perché? Perché Reeb? Perché Reeb fai questo alle altre persone? Madosca. Ma non è vero, non è assolutamente vero. Quello sì, ovvio, però... Cioè, tu mi stai dicendo che tra le due console hai giocato più tempo all'Xbox che alla Play? E che i giochi più belli sono su Xbox? Tra l'altro la One X, neanche la One... normale. Ma Death Stranding, dove lo metti Death Stranding? Non costa un cazzo la One X? Scusami. È possibile che non costi niente la One X? La All Digital non costa niente adesso. Quello lo so. L'ho visto. Questo? Questo! Minchia, 300 euro la One X. Per giocare a cosa? Forza Motorsport. No, serio, cioè, non capisco... Cioè, proprio perché non hai soldi per comprarsi un PC, le esclusive più belle escono prima su... No, scusa. Ma come va in culo? Perdone, cioè... Tipo Monster Hunter? E so che c'è un botto di gente che lo ama. Ok. Iceborne era tipo uscito prima su PS4, no? Mi sbaglio forse. Può essere, cioè io non sto più seguendo le esclusive, io gioco su quello che posso giocare, gioco. PC, ah, per PC è uscito dopo, ok. E pensavo che cazzo ne sono PC, ormai PC e Microsoft per essere la stessa cosa.
Ok. Poi, vabbè, è uscito Gear, è vero, effettivamente Gear è bello per... Come siamo persi? Invece cosa? Sto capendo. Così è perfetto. Ok. Non era comunque chiarissimo, eh. Guarda, questo lo spazio così, ok, bravissimo. Sto sasso ho preso un cazzo di niente, scusami. Ok. Lo sposto qua, perfetto. Poi. Tira. Oh, là. Ok. Easy. Ce l'abbiamo fatta, chat. Tutti i rametti secchi, spezzati, rotti, in culo. Le... È stupendo, raga. Vabbè, mi stai dicendo invece? Cosa? Comunque me ne è citato uno di gioco, cioè, nel senso. Non prenderei mai Xbox per un gioco. Poi tra l'altro adesso, tipo, con il fatto che hanno fatto quella specie di come si chiama? Quella specie di... gli Essential, che sono tipo i Platinum, no? E boh, può essere, cioè...
Ma perché tu usi la roba digitale? Alce! Tutto digitale. Ma infatti è la all digital, no? No. A che vanno a funghi, le? Solo la S. Ok, ma vabbè, no, cioè nel senso niente, nel senso io prenderei il gatto, ho già una PS4, però prenderei comunque un'altra PS4 per farti capire. Giusto? Vabbè, sul PC però ci ho giocato tipo a Blair Witch, per farti capire, non è che ci ho giocato chissà quali giochi. Anche se in realtà avrei voluto giocare a Forza Horizon. Allora, a fisicamente ti do ragione, però i giochi più belli io li ho giocati su PlayStation. Tipo a me è piaciuto moltissimo Horizon, che mi ha rubato un sacco di ore di gioco. Che sta? Ah, ecco. Le. Quali però? Perché allora, cioè tipo io con, non so, con 10 euro all'1 euro riuscivo a prendermi con l'Essential, cioè quindi credo che siano quelli tipo le Platinum, riuscivo a prendermi roba come Killzone, Horizon. Voglio triggerarti chiamandolo Horizon. Gran Turismo, vai, ma lì c'è anche Forza. Quello penso che sia quello che fa meno. Uncharted, tutta la serie di Uncharted, che poi adesso l'hanno regalata col Plus. Nio 2, che sarà esclusiva. Tutti 10 euro, ti parlo. Almeno io li ho presi tutti a 10 euro, però non so. Tomb Raider, vabbè, ma quello c'è anche in esclusiva, però ho pagato 10 euro, quindi penso che valga la pena nominarlo. Bloodborne, vabbè, Bloodborne, tanta roba. Adesso.
Perché non fa? Non sto capendo. Ingarbugliato, sì, sì. Non sto capendo perché, però. Sto iniziando a non capire un cazzo. No, chat, sono bloccato. Cassati. Chat, non so andare avanti. Il gioco finisce qua. L'unico modo per andare avanti era questo qua, ma era già lì. Cioè, scusami, io ho perso tutto questo tempo per cosa esattamente? Tanti gomitoli.
Cazzo, ci sono arrivato proprio al pelo qua. Vabbè, no, ve lo giuro, non sto capendo. 250 gomitoli per fare tipo tre passi. Fucking pigna. Abbiamo fatto, abbiamo finito anche questo. Porco Dio. Palude di bacche. Riusciresti ad apprezzare veramente la bellezza e l'unicità delle cose se fossero troppo facili da ottenere? Se non fosse necessario nessuno sforzo? Grazie. Buono, 44, dai. Infila per 6 col resto di 2. Basta, Chris, è rimasta solo tu che lo usi. Lunga camminata in montagna. Sento un raffreddore che mi sta per colpire fortissimo. Lunga camminata in montagna. Erano di Rockly. Non perché non voglio essere compagno di raffreddore, però perché magari mi serve non avere raffreddore. Questo forse era uno dei miei livelli preferiti, se non mi ricordo male. Poi guardate la lana quanto cazzo è forte. Intotronco. Lana intotronco, vince lana, ciao. Facevano anche le escursioni in montagna, sti stronzi, eh. Fang, proprio al pelo al pelo. Inizia ad avere sempre meno filo, avete notato?
le filo. Ma c'è il filo lì sotto. Porca puttana. Un fucking scoiattolo. E ma è quello tra l'altro? Cos'è sta roba araba? Chat. Dite che calzone farcito. A me piace. Forza figa, sei negra. Cioè nera di... Non in quel senso. Cioè sei nera. Ma no, le spore. È appena andata la Madonna. Solo perché riesce ad abbronzarti. Non è questione di abbronzarsi, è questione. Misto. Sembra più medievale che araba. Non so che medioevo tu abbia vissuto. Fuck yeah, boys. Le avventure brutte che stiamo vissendo. Oh no, chat. Siamo usciti da un bellissimo giardino. Guarda dove siamo finiti. In una montagna a fare trekking. Io ho sempre detto, non ci voglio andare a fare trekking. Fa cagare fare trekking. L'ho sempre detto, sempre. So che non mi credete, perché non mi credete, perché vabbè, sì, Roger non fa trekking, non fa sport, ma è una merda andare a fare trekking, ci sono gli animali, ci sono le cose, le persone, in giro per il mondo. Brutte le persone, sono brutte, potete convenire con me che le persone sono brutte. Però come l'impressione di averla già sentita sta canzone. Una qualsiasi locanda nanica. No, nanica no. In qualsiasi locale dove si balla Khmer. La roba araba. Ragazzi, è una roba araba. Quando parte con quei tamburi. Cioè, provate a giocare ad Assassin's Creed a Costantinopoli. Vi dà esattamente lo stesso. E dico lo stesso effetto.
Ecco, innanzitutto non utilizzare la parola reel su questo canale, che nessuno sa che cazzo vuol dire, eh. Fucking lontra. Ma che animale è questo? Questo coso assassino. Oh. Un castoro. Lo so anch'io come è fatto un castoro. Quello non mi sembra un castoro, è assassino. Cioè, se quello ti sembra un castoro, cazzo di animali vedi? For real? Assassino tu. Tu credi? Tu assassin credi? Che arabe qua, che cazzo ne so. Insomma. E dai. Donna bislacca. Ho l'impressione che quello che sto facendo sia inutile. Una cosa mi sta dando un fastidio che non avete idea. Lo sapevo, un cazzo di segreto inutile, Cristo. Esatto, Klee, lui. E quanto filo abbiamo adesso? Siamo tornati su in superficie. Era una fottuta talpa, what? Ma no, non è fatta così una talpa. C'è stata una... un'ocarina lì. Come si chiamano quegli animali? Oh.
Allora, ascolta, se te non esci mai di casa e non hai mai visto una ocarina di palude, non è colpa mia, eh. Sempre a lavorare, sempre con sti codici. Buonasera, Chuck. Che gioco è? C'è scritto nel titolo, tesoro. Niente, basta solo per prestare un attimino di attenzione. Lo scopo del gioco? Andare avanti. È un platform, quindi tendenzialmente la sua idea finale è proprio quella di raggiungere la fine e scoprire la storia che si cela dietro tutto ciò. La Marty a volte si inventa le cose. Mi piace. Foto 10. Sì, no, ok, però dico, cioè, nel senso... No, sono sicuro che quello che sto facendo è giusto, ma sono sicuro di stare facendo nel modo sbagliato. Non ho capito, Marty. Allora sei stronzo, perché si piega quando non si deve piegare? Tira! Ma Cristo, Madonna. Infatti sembra uno che tratta male la gente, non è vero. Tira, porco. Sta avendo sonno questa canzoncina delle montagne di Cristo. E là, Fox, buonasera, caro. Porco diso! Destinazione porco diso. Come stai, Fox?
Prende per il culo sto gioco, chat. Chat, ci prende per il culo il gioco. Non ti hanno bannato? No, però la faccio sparire poi quella là. Quando avete finito di recuperare The Moon la faccio sparire. Chat, ho capito. Chat è easy. C'è un amico che guarda i VOD? No. Però se è un amico così curioso puoi anche farglieli vedere. Le easy. Dimenticate i trucchi in macchina. Sei sul ramo, ma non quello dove vai tu, quello dove c'era il corvo all'inizio. No, quindi lì acqua e sapone. Anche negli altri giorni c'è una che va in giro a fare la zozza, no? Capito? Vedi, per fortuna che Roger ti fa ascoltare i giochini con le canzoncini non sad. Cosa avete? 3-0. Andiamo a casa. E anche basta. C'è un brufolo nel naso, porca troia, mi sa. Perché non è tanto. Mi fa male. Come se mi desse fastidio qualcosa. C'è un cazzo, porco dio. Qui. Coglione. Dai. Attenzione. Sta giocando a Forza 4.
Vai, chat, il primo che riesce a mettere 4 da 1 a 4 Cristo in fila vince. Cosa? Un cazzo, però vince. Io non devo bestemmiare giusto, ragazzi. Ma con forza 4. Vaffanculo. Guarda, guarda, guarda la Greta Thunberg. La Tumblr. La Greta Tumblr. Porco Dio. Ho rovinato un momento bellissimo di una gita in montagna. Qualcuno picchi la cli da parte mia, chat. Porca troia. Montaggio via Telegram? Può essere. No, l'abbiamo finito anche questo di livello. Chat. Pretty easy, dai. Siamo tipo verso la fine in realtà già, Lunga camminata in montagna. Il cielo sembra lontanissimo da queste parti. Un respiro ne vale 10. Qui possiamo perdere noi stessi, ma non ci smarriremo mai perché siamo a casa. Riv, lo sai che abbiamo iniziato la live con una roba di, diciamo, di cultura generale? Guarda, allora sul cuscino praticamente
c'è una scritta. E noi, che è in svedese, e noi sappiamo cosa c'è scritto. Ci siamo. Comunque ragazzi, io vi ringrazio. Ah, vuoi sapere cosa c'è scritto? Che ne so, pensavo non ti interessasse lo svedese. C'è scritto: la felicità boccia nelle piccole e semplici cose. Tipo il mio stream. Oh, la DICE, grazie. Faccio. Eh sì, è bello. È veloce, te. Infatti oggi, domani e dopodomani non ti seguirò. Un altro weekend senza di te, come farò? Ci sono i VOD. Lo so che non li guarda nessuno e lo so che ci sarebbe YouTube per farlo, però non posso perché bestemmio troppo per YouTube. Mi spiace, chat. State seguendo un predatore... Le deragliami. Giù, sempre più giù. Non è mai abbastanza. Bella casetta che però ha la signorina, eh? Cosa sarebbe questo personaggio? È un pupazzetto di lana. Si chiama Yarny per l'esattezza e lo vendono e io ne voglio 15. Indicativamente 15. Adesso prendo tutti i soldi per l'elgato e mi compro solo degli Yarny e li metto qua, in faccia, degli Yarny. D e K. Dio e Kane, giusto? Questa era gratis, non va bene. Attenzione, Fox. Mantiene vive le speranze della Klee. Questo è il livello preferito della Klee, ma che bel boschetto. Boschetto di ropi. Attenzione, treno. Posso sparare Gesù a manetta? Non so se la Klee ha risposto a me o a te. Fox, infatti. Attenzione, anche la Dice. Così la rendete tutti felici, la Dice. E la Dice, porca troia, la Klee.
But can you do this? Comunque, chat, io ringrazio tutti quanti per essere stati con me anche oggi. Noi ci vediamo domani. Ah, forse era qua che si cambiava la grafica. Non posso cambiarla comunque, per forza in full screen. Ragazzi, ci vediamo domani. Mi raccomando, fate i bravi, bravissimi. Vi voglio un bene dell'anima, dell'immortà. Fate i bravi, ragazzi. Vi lascio con il nostro piccolo Yarny. Buonanotte a tutti, grazie mille. Un bacione gigante sulla vostra chiappona preferita. Andiamo a stare qualcuno di bravo. Dai, Bloodborne, dai, facciamone una sorpresa, dai. Lo so. Sì, però non mi ringrazia. Mi girano i coglioni. Ah, anche peggio. Vogliono fare gli streamer senza sapere, va bene. Va bene. Sì, streamer, guarda, fanno anche più spettatori di me, non sanno neanche come si fa, ma io veramente non lo so, ma che roba da matti, ma sti giovani d'oggi, andiamo, va, prima che finisca la... Ciao, fate i bravi, buonanotte a tutti ragazzi, fate i bravi, bacioni grandi sulle vostre chiappone preferite, chiappone che ormai diventano proprio grosse, tonde. Dai, vado, porco Dio. Ragazzi, ci sono. Tra l'altro, adesso c'ho caldissimo e mi scivola il joypad tra le mani. Wow, adesso leggo i vostri commenti. Che cosa è successo? Oh, grazie Roger! Scusami, è che ero impegnatissima! Grazie Roger per il Lost! Ti ringrazio, anzi no, è un ride! Grazie mille! Te che lo ammazzi! Adesso, perché mi è venuto caldo, ragazzi? Ah, devo ringraziare Nicole. Grazie, Nicole. Hai fatto passaparola. Che carina. Oh. Ciao, N-Fox. N-Fox. Fox, dai. Scusate, ragazzi, ero un attimino impegnata con questo simpaticone qui. Ma anche secondo me, cioè, devo usare la pistola, cioè, avete ragione, il problema è che, boh. E che cavoli. Ma che è sta cosa? Solo una fiala di sangue? Sei tanto stamenata, poi la fiala di sangue? Non ci credo. Cioè, fate capire, così, mi ha dato un po' di punti, ma nemmeno tanti. Pensavo liberasse qualcosa io. Cioè, ci fosse un passaggio qui. Che fregatura. 4 te ne dà. Sì, vabbè. Però mi aspettavo che ci fosse qualcosa di un pochino più sostanzioso, capito? Invece no. Ma prendi a calci la sua carcassa, c'hai ragione. A disprezzo proprio. Vedi? Ma dai, mi aspettavo molto di più, comunque, sinceramente. Vabbè, ora lo so. Ora lo so e quindi nulla. Ti manca Bloodborne. Pensa che ho iniziato da mercoledì sera. Dicevamo? Scusate, mi sono un attimino persa. Allora... L'altra volta avevamo deciso solo Fox. È vero, infatti ci stavo pensando. Scusate ragazzi, veramente. E col fatto che mi sveglio tipo prestissimo, domani mattina la sveglio di nuovo alle 7. E gli altri giorni invece mi alzo alle 5, quindi potete immaginare voi quanto io sia, come si può dire,
Sapete cosa vi dico? Vado a testare. Devo provare. Devo imparare a fare il. Il parry con i troll. Che non ho ancora imparato a fare il parry con i troll. Ti sei dimenticata di me? No, non mi sono dimenticata di te. È che mi è venuto in mente dopo che, in effetti, ti avevo già chiesto se ti potevo chiamare Fox. E basta. Infatti anche tipo Alessandro ormai lo chiamo Ale, anche lui. E a chi è che ho abbreviato anche il nome adesso? Riv, ciao! Potresti fare la recensione sulle colazioni. Avete ragione. Ma domani volevo mettere una storia sulla colazione, in effetti. Che io sono una grande appassionata delle colazioni. Ah, ciao! Sono stato detronizzato. Davvero, Ale? Come mai? Che è successo che sei stato detronizzato? Ti ho portato la mia Crazy Family. Grazie! Ma grazie mille! Che carina! Ragazzi, oddio no, gli alert funzionano. Visto che ieri mi sono presentato, è il minimo che stasera ti aiuto per... No, ma come per scusarti? Tranquillo, che è successo? Figurati. Ehi tu? Omino Lego? Omino Lego, vieni. Vieni da me. Vieni da me. Vieni. L'omino Lego lo chiameremo. Scusate ragazzi, ora leggo, eh.